Buonasera, siamo col professor Felice Petraglia, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'azienda universitaria ospedaliera Careggi. Sì. È appena terminato un incontro, il vostro laboratorio, sul tipo di risposta di un ospedale universitario ai bisogni di salute delle persone fragili e vulnerabili. Cosa è scaturito da questo confronto? È scaturito che a una nostra proposta, siamo partiti dal concetto che Careggi, come grande ospedale, si è sforzata in questi anni di servire le donne, perché noi siamo nel materno infantile, abbiamo puntato l'attenzione sulle donne, e disabili con disabilità intellettiva, motoria e sensitiva. E sono stati fatti vari passaggi in Regione Toscana, soprattutto Careggi è stata una delle prime a tradurlo, a far renderlo pratico, cioè a far sì che noi avessimo, tant'è vero, abbiamo attrezzato degli ambulatori, un ambulatorio per queste situazioni. Il progetto che abbiamo detto è: aumentiamo la capacità, aumentiamo il numero di ambulatori, rendiamo la sala parto utile per queste situazioni così delicate, le sale operatorie, quindi creiamo un centro per la salute della donna con disabilità. Grandi investimenti, grande progetto. Cosa è scaturito dal laboratorio? Il laboratorio ha scaturito due cose, una dicendo: va bene il grande ospedale, ma ci vuole anche il territorio, non è detto che bisogna venire per forza a Careggi da tutta la Toscana o da tutta Italia per fare questo. Mi raccomando, questo deve essere un problema di salute della donna che possa essere diffuso anche nel territorio, in piccoli ospedali. Chiaramente la mia controrisposta è stata: certo, la salute della donna con disabilità a un certo livello 1, la visita, l'ecografia, le cose più semplici devono essere fatte nel territorio. Negli ospedali attrezziamoli con apparecchiature più importanti, quindi però investimenti. La seconda cosa che è venuta dal laboratorio è stata: non basta parlare di spese extra, cioè dice professore Careggi, voi grande ospedale chiedete finanziamenti per il personale, per le apparecchiature. Dice: questo è giusto che serva come modello, però voi dovreste pensare che la sanità, la salute di queste donne non è un extra, è un qualcosa di dovuto. Quindi dovremmo cominciare a far sì che, e questo è un invito a me che faccio anche il professore universitario, a inserirlo come insegnamento agli giovani medici. Cioè il giovane medico non deve vedere la paziente disabile o il paziente disabile come un extraterrestre, deve essere parte della sua forma mentis, cosa che in Italia non c'è, esiste molto meglio in altre nazioni, cosa che in Italia purtroppo non esiste neanche a livello di strutture cittadine, sappiamo benissimo di treni, aerei, pullman, che ho visto tutta una serie di facilitazioni purtroppo di accesso a queste persone. Però allora da questo laboratorio a me è piaciuto, perché uno dice: allora stimoliamo i miei colleghi a parlare di queste cose nell'insegnamento a medicina, alle scuole di specializzazione. Si è parlato addirittura di fare dei corsi, dei master, è una cosa che mi è piaciuta, perché da una proposta di mega grande ospedale siamo riusciti ad avere un dibattito con varie associazioni di donne con queste problematiche, vari suggerimenti, e speriamo di costruire insieme qualcosa. Insomma, un grande investimento in mentalità. Brava, sono d'accordo. La ringrazio professore, e le auguro buon lavoro. E speriamo.